A BTO, la By Turismo Online, grande protagonista la Toscana, questa manifestazione si tiene per il sesto anno a Firenze. In Toscana i dati sul turismo sono molto incoraggianti, viene premiata anche una scelta proprio della regione di puntare su un sistema turistico con prodotti slow, con un turismo sempre più sostenibile, premiato soprattutto anche dall'Europa. Sì, credo che certi risultati in momenti di crisi non siano proprio casuali. Cioè la scelta della Toscana è stata quella di combinare sempre, principalmente possiamo dire dal 2007 in poi, sostenibilità con la competitività. Sostenibilità intesa non solo come difesa dell'ambiente, certamente anche, però come si sa i tre pilastri del concetto di sviluppo sostenibile sono la sostenibilità economica, quindi ci deve essere un valore aggiunto in quel che si fa nelle imprese, nei territori, quella ambientale ovviamente, il rispetto del territorio, evidentemente per le nuove generazioni poter lasciare le risorse necessarie per continuare ad avere successo, e poi anche chiaramente c'è l'aspetto della sostenibilità sociale, cioè che l'investimento che si fa nel turismo, perché il turismo può essere pericolosissimo da un punto di vista della perdita di identità, della globalizzazione, una serie di questioni che chiaramente possono davvero fare male al turismo e comprometterne anche il futuro. Su questo noi abbiamo lavorato molto, abbiamo lavorato con la Commissione europea. La comunicazione del 2010 vede la rete che la Regione Toscana ha promosso Next Tour come protagonista, la Regione ha la presidenza di questa rete. Stiamo parlando di 40 regioni tra le più importanti a livello europeo per il turismo. Cito il Provenza Alpes Côte d'Azur, la Costa Azzurra, la Catalogna, insomma tante altre regioni. E da lì noi abbiamo iniziato un lavoro molto tecnico, per aiutare i comuni che sono le destinazioni turistiche. Voi sapete quanto siano importanti i comuni per tutta una serie di servizi, per l'organizzazione del territorio, anche per la scelta urbanistica del proprio futuro, no? Sì, aree ovviamente che sono destinate a una funzione piuttosto che un'altra generano una competitività e un'attrattività per il turismo. Quindi noi abbiamo iniziato a lavorare molto con i comuni, naturalmente abbiamo messo importanti risorse grazie appunto all'interesse che l'Unione Europea ha per il nostro lavoro, risorse davvero importanti nell'individuare proprio delle attività sperimentali. Oggi questo modello lo mettiamo in rete, quindi noi avremo una rete di 64 destinazioni, ripeto, davvero molto significative, sono 64 destinazioni, cioè Firenze ovviamente, ma destinazioni del mare, delle terme, della montagna, della campagna, da San Gimignano piuttosto che Forte dei Marmi. Rappresentano oltre il 60% del movimento turistico della Toscana, quindi non è una sperimentazione chirurgica così su alcuni campioni. Stiamo parlando di oltre la metà di tutto il movimento è coinvolto in questo, e quindi questa grande sfida noi la presentiamo qui perché abbiamo fatto questo salto di ingegnerizzare e quindi fare in modo che indicatori, modelli, buone pratiche sulla gestione dei territori sia in rete, potendo arrivare, questo è un obiettivo, a classificare su 4 livelli l'eccellenza, l'ottimo livello, 2 livelli di percorso, e quindi con delle faccine renderemo possibile capire se quella destinazione è gestita in modo sostenibile o meno. Quindi una grande sfida che dovrebbe servire proprio a creare attorno a queste destinazioni dei cluster di imprese che sanno relazionarsi su questi grandi livelli di qualità legati appunto al binomio competitività e sostenibilità, e quindi a questo punto saldarsi con la prenotazione online e con il nostro sito che si rivolge invece alla domanda turistica internazionale, che è il sito che molto bene Fondazione sta gestendo per noi, turismointoscana.it.